È mezzogiorno in punto, buongiorno, bentrovati dal TG2000. Apriamo questa edizione con l'economia. I titoli del debito pubblico italiano sono quasi spazzatura. Giudizio feroce di Standard & Poor's, secondo cui siamo ai livelli della Bulgaria. Pesano l'alto debito, la scarsa crescita e l'incertezza sulle riforme, scrivono gli analisti americani. Allora, cerchiamo di capire i perché di questa bocciatura nel servizio di Giorgio Schiavoni. Vediamo. A un gradino dalla spazzatura, secondo l'agenzia di rating Standard & Poor's, la sostenibilità del debito pubblico italiano è peggiorata e il nostro voto è sceso a BBB-, il che equivale a dire che siamo a un solo passo dal livello degli investimenti da evitare in quanto eccessivamente rischiosi. In un comunicato, l'agenzia americana spiega che la bocciatura riflette le perduranti debolezze nell'andamento dell'economia, inclusa l'erosione della competitività. Tali debolezze, aggiunge Standard & Poor's, stanno minando la solvibilità del debito pubblico del paese. L'agenzia prevede una timida uscita dalla recessione nella prima parte del 2015, con una ripresa del PIL per l'intero anno quasi nulla, attorno allo 0,2%. Molto bassi anche i tassi di crescita attesi negli anni a seguire, in quanto la persistente bassa inflazione e il difficile contesto in cui operano le imprese italiane continuano a pesare sulle prospettive economiche del paese. Standard & Poor's, tuttavia, sostiene il piano di riforme strutturali del governo, che, se realizzato in modo incisivo e accompagnato da ulteriori tagli alla spesa pubblica, può sostenere la crescita. Il Jobs Act rappresenta un buon inizio in quanto ridurrà l'alta disoccupazione giovanile, ma ci vuole ben altro per creare lavoro nel breve termine. E al giudizio incoraggiante di Standard & Poor's sulle riforme si aggrappa Renzi per giustificare il difficile cammino intrapreso dal governo verso la modernizzazione del paese. Nell'immediato, la bocciatura comporterà già da lunedì un aumento del differenziale con i titoli di Stato tedeschi, che era sceso fino a livelli molto bassi proprio in questi giorni. Ma non ci sarà una nuova crisi dello spread. Fortunatamente per noi, anche grazie all'operato della Banca Centrale Europea, al momento c'è una situazione internazionale favorevole ai titoli di Stato italiani. Ma fino a quando potremo godere di questo temporaneo riparo? Il tempo per fare le riforme è poco, non ci sono margini per dubbi o esitazioni. E purtroppo sembra confermare questo giudizio cupo sulla nostra economia il sondaggio di Confesercenti. Un italiano su due non arriva a fine mese, rileva l'associazione imprenditoriale. Il 36% non riesce a superare la terza settimana del mese, ormai addirittura il 13% nemmeno la seconda. Così la tredicesima in arrivo, nota Confesercenti, fa ancora di più la differenza col Natale alle porte. Chi la incassa, infatti, spenderà in acquisti natalizi tra regali e cenoni. In particolare il 96% degli italiani, praticamente la totalità, non rinuncerà almeno all'acquisto di un dono, preferendo quelli cosiddetti utili. In generale si prevede comunque un risparmio anche sulle spese natalizie, con 6 milioni di italiani che sceglieranno di non comprare nessun regalo. Resta invece forte la tradizione dell'albero di Natale e del presepe. Il 40% degli italiani li faranno entrambi in questo fine settimana senza rinunciare a luci e a decorazioni. E siamo alla cronaca con l'inchiesta Mafia Capitale. Ieri la dura presa di posizione del Presidente del Consiglio, che si è scagliato contro il sistema di tangenti e malaffare a Roma. Intanto dalle intercettazioni spuntano i nomi di VIP, calciatori e cantanti, da Belen a Gigi D'Alessio. Clara Iatosti. Ci sarebbe anche il cantante napoletano Gigi D'Alessio tra chi domandava favori alla cupola mafiosa capitolina. Spuntano nomi noti dalle telefonate intercettate dai carabinieri del ROS nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla showgirl Belen ai calciatori De Rossi e Sculli, al conduttore Mammucari. Nessuno ha indagato, ma tutti pizzicati a chiedere appoggi alla rete di malaffare che ha avvelenato Roma. Mentre il premier Renzi parla esplicitamente di schifo per il coinvolgimento della politica nella vicenda e reclama processi rapidi per chiarire, alta tensione ieri in Campidoglio, occupato dal Movimento 5 Stelle dopo l'elezione del nuovo presidente del Consiglio, Ballio. PD come Micaela Campana, citata per un finanziamento da 20.000 euro ed un bacio via SMS al numero 2 della cupola, Buzzi. Finora 37 le persone finite in manette, 76 indagate. Secondo gli inquirenti, sono coinvolte in un'associazione a delinquere di stampo mafioso per la spartizione di appalti e fondi pubblici. Bloccati circa 205 milioni di euro, frutto di capitali illeciti, a detta di chi indaga.
Giallo nel giallo, nella notte tra giovedì e venerdì, ha rubato il computer di un impiegato in un ufficio del comune a disposizione della protezione civile. Strano furto e stop alle gare del servizio giardini di Roma. Un ingresso impetuoso di aria fredda artica, siamo all'allerta maltempo per i prossimi giorni. Tra la notte dell'Immacolata e martedì 9 si spalanca la porta del nord Europa e piomba una massa d'aria gelida sull'Italia. Tempo dunque in peggioramento su Liguria, Piemonte, Lombardia, con la prima neve attesa a partire da 500 metri d'altezza sulle Alpi, neve anche a quote più basse. Mercoledì il gelo si espande un po' ovunque, in particolare lungo tutto l'Appennino fino a raggiungere la Sicilia, dove si prevedono nubifragi su Catanese e Siracusano. Migliora soltanto dal prossimo fine settimana. Andiamo all'estero con le manifestazioni contro il razzismo e la violenza della polizia che stanno scuotendo New York. Terza notte di protesta con migliaia di persone in strada che chiedono giustizia per tutti gli afroamericani vittime degli agenti, mentre il governo corre ai ripari cancellando vecchie normative razziali. Paolo Fucili. I manifestanti puntano verso un grande Apple Store dove a decine inscenano il cosiddetto die-in, stendersi a terra fingendosi morti sotto lo sguardo sorpreso di commessi e clienti. La pioggia che cade su New York ieri sera non scoraggia le proteste arrivate al terzo giorno, rabbiose ma finora non violente, innescate stavolta dalla decisione di un gran jury mercoledì scorso di non formalizzare alcuna accusa al poliziotto Daniel Pantaleo, che avrebbe provocato la morte di Eric Garner, nero padre di 6 figli, arrestandolo lo scorso luglio con metodi troppo brutali. La scottante questione del trattamento che agenti di polizia riservano alle minoranze scuote in queste ore gli Stati Uniti. Manifestazioni di piazza anche a Chicago, Boston, Washington, New Orleans e per la prima volta a Miami. È lunga e la lista di episodi incriminati, il penultimo ancora a New York, un intero caricatore scaricato da un agente su un nero 28enne durante una perlustrazione in un palazzo, l'ultimo a Phoenix in Arizona giovedì, un altro afroamericano disarmato sospettato di spacciare droga, freddato durante una colluttazione. Un'emergenza che il governo si appresta ad affrontare sulla spinta dell'opinione pubblica, cancellando con nuove regole il controverso racial profiling, la pratica che contempla anche fattori razziali nel determinare comportamenti leciti o illeciti delle forze dell'ordine. E ci spostiamo in Yemen, dubbi sulla sorte del fotogiornalista Luke Somers, prigioniero della rete estremista dal 2013. Mio fratello è morto, a parlare così è la sorella del giovane fotografo, secondo la quale la notizia sarebbe stata data alla famiglia dall'FBI. Adesso lasciateci in pace, ha aggiunto la donna, perché la nostra famiglia ha bisogno di piangere la morte di mio fratello, lo vediamo nelle immagini. Ma il ministro della difesa americano sostiene invece, avvalorato dall'emittente Al Arabiya, che il 33enne sarebbe ancora vivo. A morire invece sarebbero stati dunque 10 membri di Al-Qaeda uccisi in un raid lanciato all'alba da un drone americano nel sud-est del paese asiatico. La sorella di Luke è certa che suo fratello sia morto proprio durante quel tentativo di salvataggio. Rientriamo in Italia, andiamo in Emilia-Romagna con un'esperienza sociale decisamente dai toni positivi per ragazzi con autismo o disagi mentali. Palestra, cavalli, laboratori d'arte in un centro dedicato a chi ha bisogno di attenzioni speciali. Silvio Vitelli. Tra le dolci colline romagnole c'è qualcosa che non ti aspetti. Non solo graziose villette e campi accuratamente coltivati, ma anche un grande centro che si estende su 22 ettari, con 6.000 metri quadrati di spazi coperti, riservati a ragazzi autistici o con disagi psichici. Nasce da un'amicizia che va avanti da oltre 30 anni. Io e il mio amico Valmori ci siamo conosciuti dagli anni 80. Abbiamo vissuto un periodo di lavoro molto lungo sotto il profilo di allevamenti e attività sempre nell'avicolo. A un certo punto ci ha unito un piccolo problema, piccolo o grande che sia, comunque ognuno di due figli che hanno bisogno di essere in qualche maniera assistiti e il loro futuro non può essere
che non protetto. È da un atto d'amore quindi che nasce quest'idea. Ci sono voluti 7 anni per costruire il centro e dal 2013 è operativo. 20 posti letto e la garanzia per ogni ragazzo di un operatore solo a lui dedicato. Un ragazzo 1-1 ha un costo di gestione di 480 euro al giorno. Come facciamo a poter sopperire questi costi? Facendo attività collegate al nostro progetto, quanto riguarda lavanderia, maneggio, sala convegni, cucina, serra, farmer market, tutte attività che in qualche maniera creano un reddito e possiamo trasferire poi nell'assistenza a questi ragazzi. Tutti quanti hanno avuto dei miglioramenti notevoli e vogliamo proprio fare in modo che acquisiscono almeno quelle autonomie di base per poi rientrare in famiglia e alleggerire anche il carico familiare. Perché un luogo dove gli autistici non vengano soltanto parcheggiati può e deve esistere. Cerchiamo di non usare tanti medicinali, ma cerchiamo di usare il rapporto umano, che è quello che è vincente su queste problematiche. E così i due vecchi amici a Forlimpopoli hanno realizzato il loro grande sogno, garantire quello che chiamano il dopo di noi, quello cioè che resterà ai figli disabili quando loro non ci saranno più. E siamo alla pagina ecclesiale, un nuovo umanesimo del dono di sé attraverso l'essere in relazione. Parla alla città il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di Milano. Alla vigilia della festa di Sant'Ambrogio, il porporato punta sulla tradizione milanese aperta da sempre alla socialità. Marco Bergamaschi. In vista dell'imminente Expo 2015, anche Milano è segnata più dall'incertezza e dalla sfiducia che dallo slancio vitale. E con questa amara constatazione che inizia il tradizionale discorso alla città dell'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, alla vigilia di Sant'Ambrogio. Un discorso che muove dal contesto sociale, politico ed economico e che tocca tutti gli aspetti più problematici, tra cui quello delle case popolari, che giunge al paradosso di abitanti senza casa, di case senza abitanti. Il cardinale Scola indica come maestro per l'oggi il neobeato Paolo VI, già arcivescovo di Milano, e ricordando la tradizione dell'umanesimo cristiano lombardo, sottolinea la proposta di vita buona con cui i cristiani vogliono contribuire alla promozione di un nuovo umanesimo in grado di ridare un'anima a Milano. Il nuovo umanesimo può nascere da una società in cui donne e uomini siano pronti ad esporsi direttamente per il bene di tutti. Nel linguaggio cristiano si chiama testimonianza. La Milano delle imprese sociali, del non profit, salutare complemento della città della produzione e della finanza, precisa il cardinale Scola, può indicarci nuove e feconde prospettive. Solidarietà e sussidiarietà appartengono al DNA del cattolicesimo lombardo. Il cardinale Scola rimarca dunque la rete di opere caritative, spesso di ispirazione cristiana, e ricorda le due persone senza dimora morte in poche ore a Milano. I cristiani, conclude l'arcivescovo, vogliono condividere una tenace proposta di amicizia civica tesa a concorrere all'edificazione di un nuovo umanesimo in grado di costruire una nuova città metropolitana. E adesso vogliamo segnalarvi un'esposizione davvero significativa qui a Roma. Parliamo dell'icona del Santo Volto, la stiamo vedendo, trasferita questa mattina dal Vaticano alla chiesa di San Silvestro in Capite, in piazza San Silvestro. Per la prima volta dal 1800 ritorna l'icona alla sua originaria collocazione per un triduo di preghiera e venerazione alla riscoperta del volto di Cristo, denominata anche immagine ed escena perché considerata proveniente appunto dall'antica città di Edessa, la tradizione considera l'icona del Santo Volto fatta non da mano umana. Il dipinto, attualmente custodito in Vaticano vicino alla cosiddetta Stanza delle Lacrime, dietro la Cappella Sistina. Da oggi e fino all'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, la chiesa di San Silvestro in Capite resterà aperta fino alle 22 per consentire l'eccezionale venerazione da parte dei fedeli. E in chiusura vi proponiamo delle immagini altrettanto spettacolari. Andiamo nel cosiddetto ghetto di Roma per vedere com'era realmente 3 secoli fa. Un team di scienziati e archeologi hanno ricostruito minuziosamente in 3D uno dei luoghi più affascinanti di Roma, un modo per non cancellare la storia. Federico Plotti.
Un salto indietro di 150 anni, un viaggio nel tempo in tre dimensioni per rivivere e riscoprire la particolare fisionomia del ghetto di Roma, prima della sua demolizione alla fine dell'Ottocento in attuazione del piano regolatore del 1883. Portico d'Ottavia, lo storico quartiere ebraico della capitale, uno dei più affascinanti del mondo per le sue particolari caratteristiche, che lo hanno visto nel tempo svilupparsi in altezza per ospitare la sua crescente comunità, non potendo espandersi al di fuori dei confini stabiliti, stretto tra il Tevere e la Roma medievale. Rinascimentale, istituito nel 1555 e poi demolito 300 anni dopo, oggi rivive grazie al lavoro di archeologi e scienziati che hanno realizzato questa minuziosa ricostruzione in tre dimensioni. Siamo una delle poche comunità in cui ci possiamo permettere non solo di raccontare come era questa comunità, da dove veniamo, la comunità più antica della diaspora, siamo qui da 2200 anni, con la differenza rispetto a tante altre, specialmente quelle dell'Europa dell'Est, in cui noi possiamo ancora raccontare chi siamo oggi. Quindi non si parla solo degli ebrei di una volta, ma anche l'opportunità di vedere gli ebrei di oggi in una comunità anche molto attiva e viva. Documenti catastali e urbanistici dell'epoca hanno consentito la ricostruzione metrica degli edifici e il proporzionamento di tutti gli elementi, restituendo fedelmente quel colpo d'occhio perduto 150 anni fa. Poi le opere d'arte, le fotografie e tutto il materiale iconografico raccolto ha permesso di arricchire la ricostruzione con i dettagli del quartiere, particolari che arricchiscono le immagini mantenendone l'oggettività scientifica. Nessun elemento presente nella ricostruzione è stato aggiunto arbitrariamente, uno spaccato di storia restituito al presente e visibile al Museo Ebraico di Roma. Prossima edizione alle 18:30. Grazie e arrivederci.